Buonasera ai nostri telespettatori, benvenuti a questa nuova puntata del Corvo che continua a volare sulle notizie più bollenti del giorno e della settimana e benvenuto al nostro ospite di questa sera che è l'Europarlamentare del Partito Democratico Andrea Cozzolino. Buonasera, Buonasera onorevole Cozzolino. Uno dei candidati, o almeno dei papabili candidati alla presidenza della Regione Campania per il centrosinistra, perché le, le candidature non sono state ancora definite, ci saranno dei primari, ne parleremo proprio con lui e come sempre con noi il nostro direttore eh, Giovanni De Cicco. Buonasera. Buonasera Rita, buonasera a Giovanni. A tutti. Ecco, eh, naturalmente a proposito di notizie bollenti che riguardano la Regione Campania, dove appunto tra qualche mese si andrà a votare, eh, rimbalza in queste ore no, questa eh, durissima bacchettata della Corte dei Conti sul bilancio della Regione Campania. Ci sarebbero 3 milioni che ballano, dichiarati come attivi, che in realtà... Non c'erano e soprattutto c'è una bocciatura, eh, nel senso che l'unico bilancio regionale, parliamo del bilancio 2012, perché quello 2013 è ancora sotto i riflettori. In questo bilancio 2012 non c'è la possibilità di dare la cosiddetta parificazione, cioè la Corte dei Conti non approva il bilancio della Regione Campania proprio per le tante incongruenze. Ecco, intanto eh, io vorrei un commento a caldo da parte di Andrea Cozzolino che è appunto un notevole esponente del partito di opposizione. Sì, non è un piacere commentare notizie come queste come probabilmente commenteremo anche altre notizie. Non sono 3 milioni purtroppo, sono 3 miliardi quello che la Corte dei Conti 3 miliardi, 3 sì. miliardi di euro che la Corte dei Conti certifica come residui passivi inesistenti e dunque diciamo, il bilancio non è certificato, non è dato. Quindi c'è da interrogarsi come è stato fatto il bilancio 2013 e come si sta facendo il bilancio 2014 se abbiamo questo giudizio sul 2012. Però al di là adesso dei facili commenti è evidente che... Eh, qui c'è stato un punto che io considero decisivo dell'azione di governo di Caldoro e della sua maggioranza, cioè avere evocato un risanamento astratto dei conti della Regione Campania, cioè ispirato da politiche sostanzialmente di contenimento degli investimenti, perché questo si è trattato, di contrazione di fondamentali servizi, penso alla sanità, penso ai trasporti, soprattutto ai trasporti dove... Abbiamo avuto l'effetto devastante di questa politica di, di contrazione degli investimenti e nel complesso anche la poca finanza per lo sviluppo che abbiamo avuto a disposizione, quella dei fondi comunitari, come sapete, è al palo. Noi rischiamo di restituire all'Europa entro il prossimo anno una cifra significativa, si, si, si dice, si parla, io calcolo almeno 2 miliardi di euro non investiti di risorse comunitarie. Dunque è stata una politica... Sbagliata, ispirata da una filosofia di austerità diciamo così, e di rigore che non c'è stato, che non hai fatto i conti con la realtà della campagna. E dentro questo quadro c'è il fatto che noi registriamo: siamo ormai a 2014 andato, insomma, siamo al quinto anno dove la campagna registra un tasso di crescita recessivo, cioè meno dello zero, e soprattutto un aumento sproporzionato di disoccupazione giovanile e femminile e soprattutto di perdita di posti di lavoro. Quindi Giovanni, però, è, però è, un dato, è un dato enorme quello che si presenta diciamo, agli occhi nostri per... e che non basta la diciamo, lettura semplicemente dei conti. Insomma, così, Il schematica. governatore e la Giunta rimbalzano tutto ancora sull'amministrazione precedente. Sì, vabbè, questo diciamo, fa parte, ecco, scusate il gioco di parole del gioco delle parti, però è evidente che dopo cinque anni Caldoro non può andare in televisione e dice ho commesso tra virgolette dei falsi in bilancio perché ho ereditato una voragine nei conti. Non può dire ci sono 5 milioni di balle, di rifiuti stoccate illegalmente diciamo, eh, nella terra dei fuochi in tutti i territori inquinati della campagna perché sono le balle di Bassolino. Non può dire, ho trovato una sanità disastrata, è tutta colpa di Montemarano. E poi, proprio Caldoro nomina Montemarano ai vertici della, eh, della società regionale che si occupa diciamo, di sanità. Insomma. È evidente che in questo gioco delle parti il centrodestra è diventato anche un pochino ridicolo, se poi ci sono le classifiche che arrivano uh, dal, dai rispettivi ministeri, uh, da enti terzi e bocciano la campagna su tutti i settori, quindi non solo sulla sanità, in anche settori analitici, ma sui trasporti insomma. La verità è che il bilancio di Caldoro sul piano amministrativo è fallimentare. se poi Ricordiamo che Caldoro è arrivato in campagna come il grande moralizzatore, ci sono sempre dei numeri, dei fatti e mi ritrovo un consiglio regionale con 40 indagati per peculato, 11 arresti. Insomma, ci ritroviamo in tutte le ordinanze che abbiamo letto di arresti di imprenditori su questioni gravi come gli appalti, ritroviamo molti consiglieri regionali e i fedelissimi di Caldoro sempre... Ecco, in rapporti in questa linea borderline con soggetti eh, legati alla criminalità organizzata, così come scrivono le forze dell'ordine, scrive la procura. Uh, insomma, lo scenario è davvero uh, allucinante. Dico io, solo in Campania che siamo abituati sempre a peggio lo potevamo e lo possiamo sopportare perché ricordiamo che per molto meno in altre regioni sono andati a casa uh, sia il governatore e sia la giunta e sia ovviamente il consiglio regionale. Insomma, questo, diciamo, su questo chiedo anche uh, un intervento di Cozzolino. Non vogliamo fare. Uh, processi, non vogliamo essere giustizialisti, siamo garantisti, però non è possibile che con la scusa uh, ecco, di essere garantisti in Campania riusciamo sempre uh, a giustificare il peggio. Lei è candidato alle primarie del Partito Democratico, è in poll ovviamente per, una, uh, per la candidatura alla presidenza della Regione, io sono tranquillo quelli, lo dico tranquillamente, che pensa che il centrosinistra vinca le elezioni, ecco rispetto, la chiamiamo questione morale, ma morale non è, io la chiamo questione legale, il futuro presidente della Regione Campania, Andrea Cozzolino, ha in mente ecco, una selezione delle alleanze, una selezione delle liste, una selezione della classe dirigente, soprattutto dopo quello che è emerso anche col nuovo centrodestra, le dichiarazioni che abbiamo strappato in esclusiva, diciamo che abbiamo rubato tra virgolette alla riunione di Nunzia De Girolamo dei vertici di NCD dice: No, noi ci mettiamo sul mercato, ma non ci andiamo gratis, non siamo benefattori. Se il PD vuole l'alleanza con noi, ecco, ci deve dare qualcosa. Chiediamolo a Cozzolino ecco, se il Cozzolino, PD la vuole l'alleanza con l'NCD. Eh, noi con NCD, come sapete, siamo impegnati in un'alleanza nazionale, quindi di governo nazionale. Eh, qui NCD deve fare delle scelte se vuole domani. Costruire con noi il polo delle alternative deve fare una scelta netta nei confronti dell'attuale maggioranza, deve mettere una distanza formale e definitiva nei confronti di questa maggioranza, non si può attendere l'esito elettorale e poi, e poi decidere. In ogni caso, abbiamo detto che spetterà al Partito Democratico, in quanto la principale forza, decidere il sistema delle alleanze e ne discuteremo nelle prossime settimane. Io considero fondamentale però il punto. Che cosa vogliamo fare nei prossimi anni in, in Campania? Questo è il tema, secondo me, fondamentale su cui puoi costruire anche un sistema di alleanze. Per me la priorità è riaccendere i motori della crescita e dello sviluppo. Ne riparliamo fra un attimo perché eh, restiamo ancora un momento su questo, tra virgolette, falso in bilancio si sì, ha ragione Cozzolino, si parla di un attivo di 3 miliardi inesistente, i milioni ai quali io facevo riferimento sono un altro capitolo doloroso che peraltro sta anche nel bilancio ultimo ed è quello per la scuola di polizia che come vi abbiamo mostrato eh, nelle puntate del Corvo mh, non funziona, non fa quasi nulla, ma succhia ogni anno molti milioni che potrebbero servire per esempio a, a non far pagare ticket così elevati o completamente le prestazioni sanitarie a tanti ammalati della campagna come sta avvenendo in questo periodo. Perciò andiamo a vedere questo bilancio 2012, cosa dice la Corte dei Conti perché eh, definisce la campagna a rischio default. Attenzione. Influenze, criticità e ancora disallinamento. Sono i termini utilizzati dalla Corte dei Conti per il rendiconto generale della Regione Campania anno 2012. Un giudizio durissimo sui conti dell'amministrazione Caldoro che tradotto nei fatti significa una mancata certificazione contabile al bilancio 2012. I conti fatti da Caldoro e dai suoi non tornano. Nella voce attivi c'è una somma inesistente pari a circa 3 miliardi di euro. E leggendo la decisione della sezione di controllo della Corte dei Conti emergono altri aspetti che vanno approfonditi, come ad esempio alcune incongruenze e criticità circa una verosimile duplicazione in ordine ai pagamenti senza mandati. Un'anomalia come la definiscono i magistrati contabili, un'incongruenza tra le entrate e le spese. E non finisce qui perché se esistono incongruenze e anomalie per il 2012 vuol dire che ci saranno tracce anche per gli anni successivi. Ma per il governatore Caldoro continua ad andare tutto bene, anzi commentando l'analisi della Corte dei Conti se la prende con chi ha governato in passato. Solita tecnica, solita mossa da campagna elettorale. Coccolino, io le giro la domanda che si stanno ponendo in questo momento i telespettatori. Se uh, un, un commerciante si ritrova con i bilanci bocciati in questa maniera, Corre dei gravissimi rischi per il piccolo bilancio della sua bottega. Possibile che non succeda nulla ad un governo regionale quando parliamo di somme e di valori di questa importanza? No, accadranno e accadranno anche molte cose. Accadrà qualcosa nel concreto a gestione dei bilanci successivi, degli anni successivi, perché è evidente che se dobbiamo certificare nel 2012 una man la mancanza di circa 3 miliardi nel bilancio, è evidente che questo avrà un effetto sulle politiche successive della Regione Campania in termini di servizi, di politiche di investimenti per lo sviluppo. Quindi succede qualcosa in più diciamo, di una semplice gestione contabile. Io vorrei aggiungere a questo il tema che secondo me, ripeto, diciamo, di fondo che io vedo, insomma, In questi anni Caldoro ha disegnato una regione, ha disegnato una politica regionale ispirandosi sostanzialmente a una. Idea di fondo, è cioè che bastava mettere a posto i conti, perché questo producesse in sé più servizi, più qualità, più investimenti. E non li ha messi a posto fra l'altro. Noi ci ritroviamo, dopo questi cinque anni di Stefano Caldoro e della sua maggioranza, che da un lato i conti non sono in ordine. Ma dall'altro ci troviamo forse con la crisi economica e sociale tra le più significative che abbiamo vissuto nella storia recente di una regione come la Campania, con problemi non risolti su cui continuiamo a costruire grandissime narrazioni, a scrivere, a denunciare, a dibattere ma senza promuovere nulla di fatto. Penso al tema dei rifiuti, penso al tema delle politiche di risanamento ambientale e di bonifica di questo territorio, penso al tema della valorizzazione diciamo, dei nostri patrimoni di questo, di questo territorio, penso al tema fondamentale su cui io insisto molto, e cioè come utilizziamo le poche risorse che abbiamo a disposizione, soprattutto dall'Europa, cioè i fondi comunitari, per mettere l'infa vitale nell'economia regionale per creare condizioni più favorevoli per la ripresa di investimento, sviluppo, crescita e occupazione che secondo me è la condizione essenziale anche per mettere mano a politiche di risanamento dei conti pubblici. Senza questa capacità di riaccendere diciamo così, i motori dell'economia regionale anche una politica di sobrietà, di, di risanamento, di, 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 di austerità virtuosa, ecco, diciamo così, tutto questo è impossibile. Con quali si può far ripartire questa macchina dello sviluppo? Ma quali intanto utilizzando le meglio le risorse comunitarie. Noi abbiamo avuto un programma di 6 miliardi e 8, rischiamo di restituirne 2 miliardi e mezzo all'Europa. Avremo a disposizione dal 2015 al 2021 altri 6 miliardi e 8, non dobbiamo sprecare queste occasioni e fare in modo che queste risorse siano messe a disposizione di un sistema delle nostre imprese per dare più capacità, più, più forza alle nostre imprese, per qualificare la domanda di lavoro, per incentivarla, per ridurre il costo del lavoro in questo nostro, in nostro territorio, per rendere il nostro territorio... Io adesso, tra le cose su cui penso di, di dover lavorare al programma del centrosinistra, noi discutiamo spesso dei vuoti in questa nostra regione, discutiamo di bagnoli, discutiamo dell'area industriale, ma noi abbiamo dei pieni che sono un, un tema enorme, che sono gli enormi quartieri popolari dove vivono milioni di cittadini, soprattutto nell'area metropolitana di Napoli. Perché non proviamo a fare un grande programma di risanamento e di riqualificazione e attiviamo un circuito positivo di un ciclo edilizio non più teso a occupare suolo? a consumare ettari di terreno agricolo o di suolo, ma a riqualificare, a rigenerare quello che abbiamo e a dare un'abitazione più civile, più moderna in tanti quartieri popolari dove ormai non si interviene più da anni e anni. E perché non utilizzare le risorse comunitarie per fare un'operazione di tipo? Perché non lo hanno fatto secondo lei? Perché perché non non, non stata, le hanno utilizzate. Le perché non c'è stata una visione. Non c'è stata una visione. Bisogna avere una visione, bisogna Quindi avere una stata strategia. mancanza di visione, mancanza di capacità di programmazione. E soprattutto una classe dirigente. Non si governa da solo in una regione come la Campania. La Campania è uno Stato di 6 milioni di cittadini. Ha bisogno di una classe dirigente, non solo di un amministratore delegato, cioè di una figura centrale che è in grado diciamo così, di tenere le fila diciamo, della complessa macchina amministrativa, ma anche di una forza, di una classe dirigente in grado. Di governare una regione come, come la Campania. Questo è mancato al centro-destra, è mancata una visione, una strategia e una classe dirigente in grado di affrontare le sfide della Campania. Ecco, eh, però Giovanni, eh, il centro-sinistra in qualche modo ha fatto da stampella in questi cinque anni, non è che abbiamo visto alla regione. Un'opposizione seria, una, anche una fase progettuale particolarmente intensa. Vabbè, con quello che abbiamo tirato fuori, basta ecco analizzare questo dato. Le interrogazioni, gran parte delle interrogazioni presentate dai consiglieri di opposizione ecco, sono frutto di eh, questioni apprese in questi studi dove i consiglieri assumevano anche del PD poi l'impegno di presentare delle interrogazioni così come hanno fatto, poi molte non sono state di, diciamo, nel meno discusse per uh, problemi legali. diciamo che li abbiamo informati esatto. noi in molte questo volte. Diciamo, è un limite dimostra ecco, quello che tornavo poi alla domanda precedente che sostanzialmente era questo chiedevo a Cozzolino cosa c'era adesso un meccanismo di selezione della classe dirigente oltre le primarie per il candidato presidente Bisogna prendere atto anche delle inefficienze del PD che sono sotto gli occhi di tutti in questi anni e non solo in Consiglio regionale ma anche sui territori per riorganizzare un partito anche così come diciamo, lei dice attorno ad un'idea di regione. Però io volevo sapere anche un'altra cosa: da qui a breve andremo a votare per le primarie. Ci sono due candidati forti, pesanti, mai come oggi parliamo di primarie vere in Campania, Andrea Cozzolino ed Enzo De Luca, sostanzialmente due pesi differenti, anche due modelli, due idee differenti. Vi siete innanzitutto parlati? Chi perde sostiene l'altro e soprattutto qual è la differenza che gli elettori del PD, del centrosinistro e chi verrà a votare alle primarie nelle sede del PD a dicembre ecco, dovrà capire per scegliere Cozzolino De Luca? Ma intanto io l'ho scritto, più che parlare... Io ho, scritto, io ho scritto, una lettera al gruppo dirigente del partito e quella lettera sarà rivolta a tutto il popolo delle primarie. Quindi Se non ha scritto a De Luca, ha scritto al, al, al Partito Democratico che è il promotore, il principale promotore delle primarie e al popolo delle primarie. Se dovessi soccombere anche di un solo voto, io sosterrò Enzo De Luca o chiunque sarà il vincitore delle, delle primarie. Noi non possiamo consentirci il lusso di sprecare una partecipazione democratica per pure polemiche. Quindi chi soccomberà anche solo di un voto, deve avere la forza di sostenere il vincitore diciamo, delle primarie. Abbiamo il dovere di guardare alla campagna, non alle ambizioni personali di ognuno di, ognuno di noi. Abbiamo due storie, diverse. due storie diverse. Enzo è stato ed è un grande sindaco a Salerno. Salerno. Io ho fatto una lunga esperienza politica qui in Campania e poi in questi anni in Europa e questo è poi l'aspetto che vorrei portare nell'esperienza concreta di governo della Regione. Qui c'è forse la vera differenza tra me e Enzo De Luca. Noi non abbiamo bisogno di un sindaco che organizza le piazze della Regione, le fontane della Regione oppure regola il traffico uh, delle persone. Noi abbiamo bisogno di un Presidente della Regione che deve programmare e avere una strategia per la regione, di sviluppo, di crescita e soprattutto un presidente di regione che sia in grado di far funzionare le cose, di mettere insieme le istituzioni, di sapere che è una macchina complessa, più di 7.000 dipendenti, che bisogna saper scegliere, tutelare, valorizzare tutti i talenti che ci sono dentro ecco, la rispetto... macchina amministrativa, avere una capacità di guardare molto oltre la regione perché se vogliamo mettere mano a programmi di sviluppo e di crescita dobbiamo attrarre investimenti su questo territorio e dunque parlare con l'Europa, parlare con forze imprenditoriali non solo nazionali ma internazionali. Significa avere una capacità nell'utilizzo delle risorse comunitarie e noi dobbiamo porci l'obiettivo, noi se andiamo noi al governo della Regione. Dobbiamo dire ai cittadini della Campania che noi non arriveremo al 2021 e 2022 per certificare l'ultimo euro. No? Noi chiuderemo il programma un anno, due anni prima, perché avremo speso, speso bene quelle risorse e utilizzato al meglio le risorse comunitarie. Insomma io penso che dobbiamo avere una strategia e avere anche un'energia diciamo, da mettere in campo, fortemente innovativa e con una testa diciamo, aperta soprattutto. A ciò che di positivo si è mosso intorno a noi e ciò che si è mosso intorno a noi insomma, sta in campagna ma sta anche fuori dalla campagna. Questa è eh, la vera sfida e tra virgolette. Allora di... lei saprà appunto sa benissimo come europarlamentare che la campagna ha preso un'altra bocciatura in questi giorni dalla Corte di Giustizia europea per i rifiuti eh, denaro perso dell'Europa per gestione dei rifiuti degli anni passati, abbiamo letto sui giornali, tanto che addirittura la Giunta Caldoro sta pensando se fare azioni risarcitorie alla, a, agli esponenti della Giunta che li ha preceduti, tra i quali c'era anche lei. Come rispondete? A una provocazione? No, io attenderei, io attenderei e consiglierei a Stefano Caldoro di non mettere mano a iniziative di questo tipo perché alla fine di dicembre del 2014 ci sarà una nuova sentenza. Della Corte di Giustizia eh, europea sulla campagna e sul, sulla gestione degli ultimi anni proprio in materia di rifiuti e rischiamo una nuova multa. Quindi vi do, notizia, vi, do una, vi do una notizia. Quindi io consiglierei a Caldoro di evitare di fare inutile polemiche in questo periodo. Prendiamo atto delle cose, lasciamo stare un attimo le carte bollate, facciamo i conti con la realtà. La realtà è che noi non abbiamo un'emergenza rifiuti solo perché funziona il termovalorizzatore al massimo, quindi con qualche rischio al massimo di acerra, e perché continuano a mandare i rifiuti fuori allora. dalla Campania, in altre regioni o in paesi eh, nord europei. In questi quattro anni, quasi cinque, dell'amministrazione Caldoro, non si è costruito un solo nuovo impianto, non sulla termolizzazione, scelta che io considero ormai superata, ma per esempio per sostenere tutti i comuni che hanno fatto della differenziata un punto di strategia della propria iniziativa. Insomma, noi non abbiamo costruito un solo impianto, non c'è un impianto di compost in Campania, non dico un nuovo termolizzatore come quello di Acer, quindi il rischio è che non solo noi non risolviamo i problemi che abbiamo ereditato dal passato, anche quelle 7 milioni di ecoballi che sono concentrate tra Cerra, Giuliano, eh, Caserta, Villa Literno, ma anche di non affrontare il tema dello smaltimento dei rifiuti di quello che produciamo adesso nel ciclo civile, nel ciclo industriale. Quindi smettiamola di fare polemiche inutili, evitiamo di utilizzare carte bollate, l'Europa ci osserva, ci guarda, ci giudica, ci multa. Noi dobbiamo rispondere a queste esigenze, come vogliamo smaltire il passato che abbiamo ereditato, i 7 milioni di ecobanni, ma soprattutto come vogliamo smaltire i rifiuti che produciamo ogni giorno, civilmente e industrialmente. Giovanni, chiudiamo. 30 secondi in chiusura, ecco le do una notizia, anche se sono convinto che farà finta di non saperla. Venerdì scorso all'Hotel Mediterraneo a Napoli si è tenuta una manifestazione, una riunione. Del gruppo caveggiato in campagna dal senatore Enzo Danna, eletto in Forza Italia, attuale senatore di Gall I delusi di, sono i moderati del centrodestra delusi, presenteranno, faranno delle liste civiche. Probabilmente si chiamerà la lista patto per la campagna. Pronti a sostenere il centro-sinistra, dico io un'indiscrezione, pronti a sostenere Andrea Cozzolino. Porte aperte. Guarda, è una notizia che lei mi sta, mi sta dando. Io vedo semplicemente una cosa, una crisi drammatica del centrodestra. Il centrodestra è privo di una, di una guida e di una responsabilità. Arriva l'appuntamento elettorale con forze che ormai hanno deciso di percorrere strade autonome. Vedremo, giudicheremo. Il tema delle alleanze non è un tema che sta in capo al candidato presidente. Il tema delle alleanze è un tema che io rivendico sta nell'autonomia delle forze politiche. Poi il candidato presidente dirà la sua opinione, ma quando sarà il candidato presidente della coalizione. Grazie molto a tutti voi che ci avete seguiti, grazie ad Andrea Cozzolino per essere stato con noi. Giovanni De Cicco ed io vi Buonasera. salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata del Colvo. Arrivederci. Buonasera.